SIGEP 2023 continua, siamo allo stand di Gruppo Izzo, la torrefazione campana ormai presente in tutta Italia e ci troviamo in compagnia di Viviana Izzo, la responsabile commerciale dell'azienda. Viviana, benvenuta. Buongiorno Fabio. So che qui quest'anno avete presentato poche cose ma importantissime. Prima di passare a presentare queste novità che avete portato nella rinata edizione di SIGEP 2023, che diciamolo ha ritrovato lo splendore pre-pandemia con tutti i visitatori che c'erano una volta e che sono ritornati affollando non solo i corridoi ma soprattutto gli stand. Facciamo un riepilogo di ciò che è Gruppo Izzo, quello fondato da papà, da tuo padre, 45 anni fa e che si è allargata sempre di più fino a diventare un'azienda estremamente strutturata. Sì, l'azienda è nata 45 anni fa, il fondatore è mio padre, oggi ormai già da 25 anni siamo presenti io e mia sorella in azienda e tutti e tre diciamo dirigiamo tutti quelli che sono i settori, perché noi oltre il caffè costruiamo macchine per caffè e da tanti anni facciamo anche caffè monoporzionato. Siamo un'azienda premiata per quanto riguarda il nostro espresso, che resta comunque il nostro prodotto principale, dove ci differenziamo in particolar modo, e quest'anno devo dire il SIGEP ci ha dato veramente soddisfazione e conferma del bene che ci vogliono i nostri clienti, diciamo confermandoci che non ci cambieranno mai, perché non restano mai delusi dal nostro prodotto, perché a differenza degli altri noi facciamo un'unica miscela e quindi ci resta anche più facile curarne, averne cura, soprattutto in questi anni dove il caffè è aumentato del 70%, ma noi nonostante questo non abbiamo mai fatto un passo indietro sulla qualità del nostro prodotto. Sono contenta di questa fiera perché effettivamente c'è stato un afflusso importante anche internazionale, e non è da trascurare il nostro ufficio internazionale che ci mette sempre alla ricerca di novità e innovazioni dei nostri prodotti. Infatti quest'anno abbiamo messo a studiare il nostro ufficio di ingegnerizzazione e progettazione per una modifica sul gruppo Alleva, per la sicurezza dell'utilizzo di questo gruppo e anche di una nuova macchina che si presta ad essere utilizzata in maniera molto flessibile. A questo scopo mi fa piacere presentare Pietro Seccareccia, che è il responsabile dell'ufficio estero, Expo Manager, che in collaborazione, ripeto, con la responsabile dell'ufficio dell'azienda delle macchine, che è mia sorella, e del nostro ingegnere progettista, hanno messo su queste belle novità che ci hanno già confermato nuove opportunità di business. E allora facciamo entrare Pietro, ti ringrazio, grazie Viviana. Sì, grazie a te Fabio. E allora vieni qui Pietro, Pietro è l'export manager ma tu ti occupi anche del processo di ingegnerizzazione nell'ambito della produzione di macchine, una produzione che è continua, siete tra le prime aziende di torrefazione in Italia ad aver inserito anche un reparto di produzione che è diventato poi sempre più importante, perché ricordiamo che se il caffè viene estratto secondo il protocollo e i canoni dettati dalla torrefazione, il prodotto naturalmente viene estratto bene. Sì, ciao Fabio, grazie mille per il vostro tempo. Allora sì, come anticipato da te, ovviamente ho iniziato 3 anni fa presso Gruppo Izzo con la missione anche di sviluppare quello che è la nostra posizione nel mondo dei costruttori di macchine a caffè, oltre che la consolidata presenza che abbiamo a livello internazionale e non come torrefattore.
Perciò, appunto, come anticipato dalla dottoressa Izzo, abbiamo portato qui due importantissime novità dal punto di vista tecnico, sia su quella che è la nostra iconica macchina a leva, la Izzo, con dei nuovi accorgimenti tecnici in maniera da incontrare meglio l'esigenza degli operatori in termini di sicurezza e di utilizzo della macchina. E poi abbiamo portato con l'esperienza delle nostre macchine semiprofessionali per l'utilizzo a casa, soprattutto internazionalmente, abbiamo sviluppato una due gruppi compatta appunto per un utilizzo ibrido, sia in situazioni di plug and play immediato e utilizzo immediato tramite taniche, che con un allaccio idrico per un utilizzo un po' più professionale, diciamo. Questo è quello che abbiamo apportato. Beh, ricordiamo che d'altra parte la vostra azienda è stata la prima in Italia a produrre una macchina con ben 6 bracci d'esercizio. Esattamente, abbiamo l'unica nel settore delle macchine, delle macchine a leva, abbiamo l'unica macchina multiboiler, perché appunto, come anticipato, avendo una 6 gruppi abbiamo 2 boiler distinti che possono essere utilizzati o tutti e due insieme o solo uno alla volta, insomma, questo è. Ecco, e mentre tu ne parlavi mostravamo le immagini proprio anche di questa macchina, che è assolutamente deliziosa non solo a vedersi ma anche e soprattutto per i baristi che possono destreggiarsi, io dico un po' come alla console di un banco da discoteca per i DJ. Certo, Fabio, infatti questo qui della macchina leva è un mondo che se ne dica, non è consolidato solo nella regione, diciamo nelle regioni del sud Italia, ma è una tipologia di macchina molto utilizzata anche in Nord Europa, in Germania, piuttosto che in Danimarca, piuttosto che negli Stati Uniti, dove comunque la figura del barista trendy e hipster, insomma, porta gli amatori di questo mondo anche a utilizzare macchina a leva sempre più spesso, insomma. Ricordiamo dunque qual è l'indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto con Gruppo Izzo nel caso in cui desideriate candidarvi come agenti di vendita per le zone libere, andare a partecipare al loro network in qualità di clienti e o di concessionari. Ma guarda, sul nostro nuovo sito web www.caffeizzo.it trovate tutti i dettagli, comunque l'indirizzo email poi sul quale proporsi per ogni opportunità è sicuramente info@gruppoizzo.it. Sul nostro nuovo website c'è la possibilità di vedere e di vivere appunto l'esperienza su quello che è stato l'azienda, quello che è oggi e quello che sarà, con le proposte diciamo totalmente in verticale che possiamo offrire al mercato oggi a tutte le tipologie di operatori. Grazie per la collaborazione, Pietro. Grazie a te, Fabio, è sempre un piacere.